decideranno l'arbitro è lo svizzero Massimo Busacca, arbitro importante per questa sfida, 33esima apparizione per lui in Champions League. Arne e Buragina sono i due assistenti. Tottenham accompagnato, sentite in sottofondo, da un gran numero di tifosi, da un grande entusiasmo. Vediamo in grafica la formazione del Werder Brema di Thomas Schaff, ci sono le assenze in difesa di Mertesacker e Reinaldo. È tutto pronto per il calcio d'avvio, si parte allora con il Tottenham, area pericoloso di Lennon, palla messa fuori, Adleston carica al destro, un gran piaciuto, ha segnato due volte in Bundesliga nell'unica vittoria del Werder, 4-2 sul Colonia. Lo spunto di Gareth Bale, straordinario esterno gallese, in soli 21 anni, una stella ormai del calcio europeo, uno dei migliori esterni mancini. Sul pallone ci arriva Wesley, ancora Wesley, carica al destro, il pallone è largo, nessun pericolo per Cudicini, ma va a cercare ancora la profondità di Bale, che passa alle spalle di Fritz, mette dentro Crouch, il Tottenham è in vantaggio al 12esimo, Gareth Bale sfonda sulla fascia, pallone dentro Peter Crouch, va a toccare alle spalle di Wiese, forse però Paesanen ad anticipare Crouch, dovrebbe essere un autogol impassibile, Harry Redknapp. Gol pesantissimo, l'apertura, possibilità di cross per Van der Vaart, la palla è per Crouch, 2-0 Tottenham, Peter Crouch, un salto straordinario sul gran cross di Van der Vaart e gli Spurs trovano il raddoppio, grande avvio del Tottenham. Arnautovic, il cross di Arnautovic destinato a Hugo Almeida, deviazione, calcio d'angolo. Giocatori rapidissimi, Marin con il destro centra in pieno volto Adleston, volevano il tocco con il braccio quelli del Werder, presa in diretta, ha avuto ancora Bale, entra in area Bale, la parata, la porta è uomo, primo palo, ancora un buco della difesa, Bale carica al sinistro, Wiese evita il 3-0, 3-0 però che chiaramente non ha saputo valorizzare in pieno, che forse ha fatto partire facendo felice altre società. Gioco fermo perché Almeida è giù, la palla Marin, il cross invece dentro per Hugo Almeida, colpo di testa, segna il Werder, con Hugo Almeida si riapre tutto il discorso, nonostante il dominio del Tottenham il Werder ha solo un gol da recuperare adesso. Un buon cross dentro, Hugo Almeida ha preso il tempo a Kabul, questa volta sono i difensori del Tottenham, aver sbagliato in modo abbastanza chiaro. Frings in area, Crouch allontana, la palla è buona per Prodel, Tottenham se la ca... Sono ammonito nel primo tempo, si riparte allora Werder, il cross in area destinato a Hugo Almeida, attenzione a Hunt! Gran parata di Cudicini, Aaron Hunt con la prima occasione della ripresa per Marin, occhio all'accelerazione di Marco Marin, con il destro Marin, 2-2 il pareggio del Werder a inizio secondo tempo, gran destro da fuori, è cambiato tutto negli ultimi minuti del primo tempo, in questo inizio di ripresa Cudicini si fa bucare dalla tica, qui Almeida difende il pallone, lo appoggia su Marin, Marin entra King, Hunt chiama palla Arnautovic, Hunt prova a piazzare, si tratta di un problema al polpaccio per Van der Vaart, problema in più per il Tottenham che ha perso uno dei migliori giocatori in questa serata, ammonito Adleston, il primo giallo della partita per lui, e vediamo Bale con il mancino cerca Crouch, la palla in profondità, Hugo Almeida, sfida di velocità, Hugo Almeida calcia alto, il portoghese ancora Werder Brema, però partita davvero a due facce, ancora Marini imprendibile per Cioluca, c'è la deviazione, Cudicini la prende, caricato poi nettamente dal talentuosissimo esterno del Werder che sta giocando alla grande, partita davvero spettacolare e anche con questi talenti in mostra. Buon pallone per Marin, al limite entra in area, Marin con il destro, stavolta non inquadra la porta di Cudicini, ma che occasione, che giocatore, qui però il torno, ancora Marin, Arnautovic prova a calciare forte, ancora Frings in area, grande intuizione, occasione
Perant con la palla che finisce fuori di poco. Il cross lento allontanato da Suecotò, male però arriva la botta da fuori di Boroschi. Qui direi non ci sono deviazioni. 10 alla fine, Gareth Bale prova a sfondare. Bale con il cross a porta, ma può succedere ancora di tutto. Marin passa ancora, poi rientra Ciorluca. Non ha commesso fallo, anzi sì, è andato con un attimo di ritardo, non si era capito subito. Ora di Kabul, poi la bozza, c'è Palacios che va dentro, gran pallone, Crouch a lato. Che occasione per il Tottenham. Rivediamo la posizione di Crouch sul passaggio di Palacios, nettamente regolare. Ant riceve adesso in area. Ant! Cudicini. Una buona parata, ma il Verde insiste. Gioco fermo. Suecotò rientra verso il centro del campo. A Suecotò, buonissima giocata. Boroschi lo mette giù, prende il cartellino giallo. Sarà punizione per il Tottenham. Tottenham che sabato giocherà in Premier League contro il Wolverhampton. Verde Bremen invece giocherà contro il Mainz, rivelazione di inizio Bundesliga. Può essere per il Tottenham, vediamo, dovrebbe essere anche l'ultima azione della partita. No, non c'è più tempo. 2-2 al Weserstadion, partita spettacolare, 4 gol, primo tempo dominato dal Tottenham, nel secondo meglio il Verde. È stata davvero una bella partita quella di Brema, il Tottenham ha dominato il primo tempo, ha segnato sfruttando l'autogol di Pasanen, poi ha raddoppiato con Peter Crouch, ha sfiorato il 3-0, sembrava davvero non esserci partita, ma il Werder piano piano è riuscito a cambiare anche grazie all'inquadrato Ant, è uscito dalla panchina, ha trovato il gol con Hugo Almeida a fine primo tempo, poi ha pareggiato a inizio.